Salve a tutti, da Pier Dark Knight 91 ci troviamo in FIFA 16 modalità carriera allenatore. Allora ragazzi, visto che nelle ultime settimane molti dei miei fan mi stanno dicendo taglia, porta due partite, tutta la partita è noiosa, voglio provare a fare un test, cercare comunque in questo episodio di portare due partite con i tagli, però cercheremo sempre di portare un contenuto ricco per comunque farvi vedere la formazione prima della partita, farvi vedere la formazione della squadra avversaria, quindi non andremo a tagliare le parti, diciamo, cruciali per capire più o meno la squadra avversaria, come si schiera e tutto il resto. Proviamo a fare questo test. Per chi condivide questo video, nel senso gli piace in questa maniera, mettete un bel like. Per tutti quelli che dopo che hanno visto il video preferiscono la videata intera, cioè tutto il contenuto dal primo all'ultimo minuto, ve lo dico io, mettete un dislike. Vediamo a quanti like e dislike arriviamo. Se il video raggiunge più like, porterò per sempre i tagli. Allora, oggi andremo a fare la partita contro l'Atalanta e contro la Roma. Volevo anche dirvi il fatto che adesso, portando FIFA con i tagli in modalità carriera, FIFA uscirà molto di meno, massimo 3 volte alla settimana, per dare spazio a altri giochi. Quindi andiamo nella formazione per vedere come ci dobbiamo schierare in campo. Allora ragazzi, questa è la formazione, abbiamo messo Benteke a fianco a Dybala, Pogba, Vidal al centrocampo, Cuadrado a destra, Royce a sinistra, Mattiello, Rugani, Bonucci, Lichtsteiner e Buffon. Cerchiamo di fare un po' di turnover perché la prossima partita sarà molto più difficile. Andiamo nella partita, ragazzi, non vi faccio vedere la difficoltà, tanto è inutile, farò i tagli, fidatevi, gioco in modalità leggenda. Andiamoci a tuffare nel primo tempo di Juventus-Atalanta. Ed eccola qui la formazione dell'Atalanta con Sportiello in porta. Vediamo come si schiera in campo con un 4-3-3. E diciamo, con questi tipi di formazioni noi andiamo a nozze. Andiamo nel primo tempo, avviamo, dai. Iniziata Juventus-Atalanta, ragazzi, vediamo cosa succederà in questa partita. Una Juventus che, se vince anche questo match, potrebbe davvero andarsene via, se nel caso le inseguitrici perdono punti. Occhio, Pogba subito, Sportiello, arriva Dybala, rete! Dopo 2 minuti e 30, ragazzi, già in vantaggio. Tiro di Pogba dalla distanza e Dybala sotto porta non può far altro che metterla in porta, ragazzi, incredibile. Partiamo davvero davvero molto bene. La tocca bene a Vidal, vediamo se arriva. No, non arriva. E poi rimessa laterale per la Juventus. Bravo Vidal qui. Rimessa laterale. Vidal per Cuadrado. Cuadrado. Ancora lui. La tocca lì indietro per Mattiello. Mattiello, vedo Pogba. Pogba stoppa. Prova il tiro, deviata. Nulla da fare. Ancora la Juve. Con Pogba. Royce la prova a mettere in mezzo. Il colpo di testa non riuscito da Dybala. Attenzione. La finta di Vidal. Vidal il tiro. Respinta ancora. Vicinissimo al gol di Dybala. Per Gomez, ancora tra me che fa girare il pallone per Cigarini. Cigarini prova ad andare sulla fascia. Montero, ancora, attenzione, pericolo, l'Atalanta prova a farsi pericolosa. Adesso Royce va al pressing con Morales che fa girare il pallone. Ancora il tiro! Mamma mia ragazzi, che gol! Pareggio dell'Atalanta al 28esimo, sì, al 28esimo. Bellissimo gol da fuori area, l'Atalanta pareggia. È stata molto pericolosa, però alla fine stiamo su pareggio. Attenzione a Cuadrado. Cuadrado prova ad andarsene, ce la fa, mette in mezzo il pallone, in mezzo, colpo di testa, rete! 2-1, segna Pogba, meritato il gol di Pogba. Già nella prima occasione, quando noi abbiamo fatto gol, ha segnato Dybala, però meritava davvero tanto Pogba. Qui Cuadrado mette in mezzo un gran pallone, Pogba capisce tutto, va di testa e fa il gol del 2-1. La Juventus è di nuovo in vantaggio. Ammonito Lichtsteiner, dai! Ma come? Ammonizione all'Lichtsteiner, vabbè. Questo è il fallo dell'ammonizione, ragazzi. Vabbè, stanno tutti avanti, grande telecamera di FIFA. Davvero un gran like per la telecamera di FIFA, ragazzi. Vabbè, siamo quasi addirittura d'arrivo di questo primo tempo. La Juventus è in vantaggio per 2-1. Occhio, attenzione a Montero. Finisce il primo tempo. Davvero un Pogba bravissimo.
ha meritato davvero tanto il gol. Attenzione all'Atalanta che si fa pericolosa, il tiro deviata proprio da un difensore. Mamma mia, l'Atalanta va vicinissimo al gol del pareggio. Lichtsteiner la tocca a Vidal. Vidal per Paul Pogba. Paul Pogba per Vidal, il tiro di Vidal. Centrale, sportiello, para. Siamo davvero, davvero molto offensivi, ma dobbiamo stare attenti molto in difesa. Attenzione, occhio, prova ad andare, Lichtsteiner è già munito, occhio, stiamo attenti, pallone in mezzo, il colpo di testa, Buffon para, meno male, meno male. E io direi, ragazzi, di fare qualche sostituzione. Per il momento, ragazzi, mettiamo Morata al posto di Benteke e Marchisio al posto di Pogba, e ho invertito le posizioni con Vidal e Marchisio. Vediamo cosa succede. Royce per Pogba, molto bene, ragazzi, stiamo facendo girare bene il pallone, ci vorrebbe il 3-1. Occhio, qui Benteke molto probabilmente dopo questa azione uscirà. Attenzione a Dybala, prova a scattare, a passarla a Benteke, il tiro, c'è un fallaccio, attenzione, l'arbitro dà il calcio di rigore. Benteke ancora utile anche in questa partita, guadagna un calcio di rigore, davvero questo giocatore guadagna calci d'angolo, punizioni, di tutto, rigori. Ma non segna, segna pochissimo, per il momento un solo gol. Ecco le sostituzioni, esce Pogba e Benteke, entrano Marchisio e chi era l'altro? Morata. E adesso ci sarà il calcio di rigore che batterà Arturo Vidal. Arturo Vidal, tutto pronto. Arturo Vidal, ah, ho sbagliato, il tiro e ce la para sportiello, rigore sbagliato, ragazzi. Siamo al 68esimo, facciamoci l'ultima sostituzione. Io direi di mettere, vediamo un po'. Sì, dai, mettiamo Samoa al posto di Royce, in modo che la prossima partita contro la Roma siamo belli freschi. Attenzione, Vidal la tocca a Marchisio. Marchisio prova ad andare, appena entrato, ancora un fallaccio, davvero fallosa questa Atalanta. E guardate, ha dato l'ammonizione a Lichtsteiner per molto poco e dà l'ammonizione a Cigarini, quindi ha ritenuto uguale il fallo di Lichtsteiner e Cigarini, davvero incredibile. Facciamola battere a Dybala. Attenzione, passaggio lì, Marchisio tira da lì, il tiro! Mamma mia, che parata del portiere dell'Atalanta. Dybala prova a trovare spazio, la tocca da Samoa. Attenzione da Samoa, la tocca all'indietro per Dybala di testa fuori. Lì doveva calciare, non doveva andare di testa, grande occasione. Colpo di testa di Vidal. Ancora la Juventus con Morata, prova a essere ancora pericolosa e cercare il 3-1. Dybala, ancora lui, Dybala, la tocca da Samoa, si smarca molto bene, a Samoa il tiro, sportiello para ancora, ragazzi, mamma mia che tiro. A Samoa sta giocando un'ottima partita, finalmente si smarca moltissimo, calcio d'angolo, mettiamolo in mezzo come viene, pallone in mezzo, la palla scende, mamma mia, troppo all'indietro. Attenzione, c'è un'occasione, Rugani, la tocca a Morata, ancora per Rugani, la Juventus gira questo pallone, ancora per Marchisio tira fuori di un soffio, 86esimo, il risultato è ancora bloccato, peccato, l'importante è comunque portare a casa i 3 punti. Con Dybala, sta facendo un'ottima partita, la tocca a Morata, attenzione Morata, solo avanti al portiere, rete, 3-1, finisce la partita, finalmente, 3-1, segna Morata, ragazzi, però bisognava arrivare al 90esimo per chiudere la partita, quando dovevamo chiuderla già da molto tempo. Bravissimo Dybala, fra Pogba e Dybala, davvero oggi hanno fatto entrambi una partita eccezionale, ragazzi, eccezionale, davvero eccezionale Dybala e Pogba oggi. Dybala, il tempo ancora non scade, vede libero Vidal che la tocca lì, attenzione, tocco di mano mi sa anche, mamma mia che occasione per chiudere ancora di più la partita. Finirà il secondo tempo molto probabilmente, guardate Rugani cosa fa Rugani, finisce ragazzi, finisce 3-1 per la Juve, ottima prestazione, davvero gli attaccanti finalmente si vedono. Una Juve che se adesso la Roma o il Milan hanno pareggiato o perso, perderanno davvero tanti punti. La Juventus incomincia a salutare le altre. Andiamo a vedere i risultati. Nel frattempo vi faccio vedere le impostazioni. Abbiamo fatto 15 tiri, 10 in porta.
mentre l'Atalanta 7 tiri, 4 in porta, 51 di possesso di palla, migliore in campo Dybala, ma anche Pogba è stato un grande. Andiamo a vedere la classifica prima di tuffarci nell'altra partita. Ed eccola qui la classifica di Serie A, incredibile, la Juventus ha 7 punti dalla seconda, che però ha una partita in meno. La Juventus per il momento conduce davvero ampiamente questo campionato di Serie A. Tuffiamoci nella partita Juventus-Roma. Allora ragazzi, partita contro la Roma, vediamo come schierare i giocatori in campo, sono tutti riposati, io direi di giocare con la squadra titolare, è l'unica cosa che vorrei cambiare che in riserva andrà al posto di Marchisio Tielemann, poi tutto uguale. Quindi ragazzi, tuffiamoci nella partita Juventus-Roma. Ed ecco la formazione della Roma, vediamo come si schiera, con che formazione. Allora 4-3-3, già attenzione a Gervinho, attenzione a Nainggolan, attenzione ai Turbe, Florenzi, ragazzi è una squadra fortissima, andiamoci a tuffare subito nel primo tempo, sta per iniziare, eccola qui, batte la Roma, iniziata, e attenzione a Gervinho, per Florenzi, Florenzi per i Turbe, si gioca a ping pong, ragazzi attenzione. Attenzione a Nainggolan, passaggio, il tiro, alto, la Roma prova ad essere pericolosa, colpo di testa, ancora la Juve con Morata, Dybala, Dybala prova ad andare, eccolo qui Paolo Dybala, ha fatto un'ottima partita nella, contro l'Atalanta, ancora Dybala, Dybala prova a metterla in mezzo, ce la fa, colpo di testa di Morata, palo, rete, palo e poi rete, Morata ancora, lui ancora, Morata al 32esimo, Merry Christmas ragazzi, Merry Christmas, al 33esimo Alvaro Morata porta in vantaggio la Juventus, che se ne va in campionato, oramai saluta tutte, aveva 7 punti di distacco con una partita in più, ma continua, continua a vincere. Gol di Morata su un ottimo cross, colpo di testa di Alvaro, davvero preciso, colpisce il palo ed entra in porta, nulla da fare per il portiere della Roma, Alvaro Morata, che arriva al suo quarto gol in Serie A. Dai, adesso continuiamo così ragazzi, continuiamo così. Occhio Gervinho, occhio Gervinho. Gervinho la mette in mezzo, come viene viene. Non arriva nessuno, poi c'è Buffon, sicuro. I Turbe, la Roma, capisce tutto questa volta Royce. Non ci sta Royce, tira una fucilata da lì. Mamma mia che parata del portiere della Roma sul tiro di Royce, di sinistro, che botta, guardate che parata di Sommer, come si chiama lui, calcio d'angolo, libero, Vidal, proviamo a metterla proprio a lui, a Arturo Vidal, Vidal vede Dybala, Dybala carica, grande parata, Bale, palo rete, 2-0, annullato, mannaggia. Finisce il primo tempo, 1-0 per la Juve, grande Juventus, in vantaggio. Eccoci qui, secondo tempo appena iniziato, la Juventus deve cercare di mantenere questo 1-0 e provare a raddoppiare il risultato per continuare anche a fare molto meglio in attacco, meglio dell'anno scorso. Attenzione, pallone in mezzo, la Juve parte fortissimo. Per il momento molto in ombra sia Florenzi che Gervinho, ma attenzione qui a De Rossi che terrà molto il pallone, ecco, infatti c'è un fallaccio di Pogba, ci sarà la punizione dal limite per la squadra romana, l'arbitro non dà nessun cartellino, ci sta, va bene, meglio così. Attenzione a queste punizioni, Dumbia e i Turbe vicino, tutto pronto, fa una finta, il tiro di Dumbia, la barriera devia, no, calcio di rigore, c'è stato un fallo di mano che non ci fa neanche vedere, rigore per la Roma, non ci credo, non ci credo ragazzi. E attenzione, la tirerà proprio Dumbia contro Buffon, attenzione a Dumbia, prova il tiro, il tiro, Buffon la para, la palla rimane lì e va a fare gol, non ci credo, che sfortuna abbiamo avuto, Buffon fa un miracolo sul rigore, colpisce il palo, Dumbia la va a insaccare a porta vuota con un rigore davvero. Ci prova, attenzione, il passaggio a Pogba, Pogba di precisione, il tiro, la parata, che salvataggio del difensore, lì era pronto Dybala a rimetterla in porta, incredibile, il portiere della Roma sta facendo gli straordinari,
Attenzione qui, passaggio a Gareth Bale. Gareth Bale per Dybala. Dybala ci prova. La tocca lì per Royce. Al volo! Colpisce male. Mamma mia, come meritiamo questa vittoria. Come la meritiamo. Pogba subito per Royce. Royce fa una finta, la riesce a toccare. Ancora, Morata per Royce. Royce carica! E ancora il portiere della Roma. Davvero una partita eccezionale. Vediamo di mettere qualche giocatore più riposato. Tielemann entrerà al posto di Pogba. Entrerà Coman al posto di Dybala. E direi di mettere Mattiello al posto di Alexandro. Ancora una chiusura, attenzione, la Juve sta proprio buttando in difesa la Roma con questo tiro qui di Morata, parata facilmente da un grande portiere che oggi sta parando di tutto. Guardate la Roma, c'ha solo Dumbia in attacco, tutta riversata in difesa. Attenzione, Ristare per Tielemann la tocca a Morata, occhio a Morata, toccala, mannaggia, un passaggio dovevi fare. Occhio, bellissimo Morata, si fa perdonare con questo passaggio. Poi Madonna, che tiri di merda ragazzi, che tiri di merda. Dai, ultima occasione, non fischiare. Dalla Coman, dai, tre ore per stoppare sto pallone. Attenzione, Bale, ultima occasione. Oh, vai Bale, mettila in mezzo. Palla che scende, Morata di te. Madonna mia, calcio d'angolo ragazzi. Ultima occasione, arriva una sostituzione per la Roma. Occhio, ultimo, Dzeko entra al posto di Dumbia. Royce la mette in mezzo, la palla scende, attenzione, c'è lì. Madonna mia, me l'ha buttato proprio fuori. Finita ragazzi, 1-1. Questa partita volge al termine con un pareggio. Davvero un punto d'oro per la Roma. Ed eccoli qui i risultati di questa giornata di campionato, con l'Empoli che perde in casa contro il Cesena, la Fiorentina batte la Lazio, l'Hellas Verona perde in casa con il Cagliari 1-0, il Napoli pareggia con il Milan 1-1, Udinese Frosinone 0-0. Ed eccola qui la classifica ragazzi, 4 punti di distacco dalla seconda squadra, ovvero il Milan che ha 29 punti, noi 33, 21 gol fatti, solo 5 subiti. Segue poi al terzo posto la Roma, ancora l'Hellas Verona lì al quarto posto, presa dall'Inter però a 24 punti. Seguono Udinese e Napoli, sesto e settimo posto. La Lazio continua a galleggiare nelle ultime posizioni e rischia anche la Serie B. Quindi ragazzi, se questo modo di impostare FIFA in modalità carriera allenatore vi piace, mettete un like. Se non siete d'accordo e volete una partita d'episodio tutta intera, mettete un dislike, ve lo dice Pier Dark Knight, mettete un dislike. Vediamo chi ha più like o dislike vince e deciderò se nelle prossime puntate porterò i tagli o no. Quindi ragazzi, ciao a tutti da Pier Dark Knight 91.